Semiolo infortunato, in panchina Mutu e Montolivo per la Fiorentina. Bracci tra Jovetic e Pazzini, comincia con un brivido per i Viola, Cassano. C'è anche Frey. Borganti valuta regolare l'intervento dell'estremo difensore. La Fiorentina con Gilardino, occasione gol, azione tutta di prima, Jovetic, Gobbi, Gilardino che non fa l'attaccante che tutti conoscono. Palla che termina sul fondo, colpo di tacco di Jovetic, sarà lui il protagonista della serata. Il cross di Marchionni, tutto solo il Castellazzi, colpevole la difesa blu cerchiata, non si può lasciare un giocatore solo davanti al portiere. Abbraccio con Vargas, ancora la Fiorentina, ancora il cross di Marchionni, c'è di nuovo Jovetic, il contatto con Stankevicius per Morganti, è tutto regolare, non mancheranno le proteste. Si sveglia di nuovo la Sampdoria, Mannini, la prodezza di Frey che si ripete sulla conclusione di Pazzini. Poi nel finale del primo tempo ancora Jovetic anticipa tutta la difesa, trova però Castellazzi attento che devia in calcio d'angolo. Il secondo tempo sarà un monologo Viola, la Sampdoria non si vedrà più. Qui è l'azione di Vargas, la conclusione è ancora Castellazzi che è costretto a deviare in calcio d'angolo. Vargas dalla parte opposta per Marchionni, buona la prova del giocatore della nazionale, qui ancora Castellazzi che vola in angolo. È contento anche Prandelli, Jovetic intanto si esalta, pesca Vargas, azione bellissima tranne la conclusione, il peruviano però dopo poco si riscatterà, è preoccupato Del Neri e ha ragione, Vargas è perfetta la sua pennellata per Gilardino, un gol fotocopia segnato al Cagliari una settimana e mezzo fa. Abbraccio per tra Gilardino e Vargas, c'è soltanto una squadra in campo, anche nel finale è entrato Santana, cerca il terzo gol, Castellazzi si arrabbia con i compagni, poi il lancio di Cassano per Puzzi, entrato